ha avuto termine l'evento più importante di Clash Royale, ossia le battaglie 2 vs 2 di luglio. Cosa succederà ora? E soprattutto, cosa succede se faccio una battaglia a tempo scaduto? Lo vedremo in questo nuovo video di Clash Royale. Bella leggende, io sono Ale e oggi siamo qui ritornati su Clash Royale. Finalmente siamo anche ritornati nel mio studio. E ora sapete anche perché non faccio più video nello studio, perché il mio studio è un box piccolissimo ed estate fa un caldo che, insomma, mi invoglia a registrare salotti Royale e salotti of Clans. Giustamente, ma oggi c'è stato un evento così, così incredibile che mi ha costretto proprio a subire questa tortura di sudare come, non lo so, una spugna di SpongeBob perché mi sono svegliato e mi sono ritrovato quest'icona battaglia così sola, solitaria. E mi sono chiesto cosa succede se scateno una battaglia all'ultimo secondo. E visto che il risultato mi ha sorpreso, ho voluto portarlo nel gameplay di oggi. Ma prima di iniziare con il video, ti invito a seguire la intro. Ti invito a seguire la intro proprio, così ha senso. Prima di iniziare con il video ti ricordo di iscriverti al canale per diventare una leggenda ed aiutarmi a realizzare il mio sogno dei 100.000 iscritti. Ti ringrazio davvero di cuore. Bene ragazzi, come vedete la battaglia, l'evento è già finito perché ho già registrato questo pezzettino di video che ora andremo a rivedere. Le battaglie sono finite esattamente stamattina, la mattina in cui sto registrando questo video. Il video lo sto registrando di pomeriggio, la mattina alle 9. Io ho dovuto mettere la sveglia alle 8, cioè mi sono dovuto svegliare presto d'estate, siete dei malandrini, solo per farvi vedere appunto questo video, che andremo poi a vedere, ok? Ok ragazzi, questo è esattamente il mio profilo, gli ultimi istanti, 2 minuti prima delle 9, quindi 2 minuti prima che abbiano fine le 2 versus 2, quindi non ho rubato né l'idea, né il video, né la clip stessa a nessun altro, semplicemente mi ero appena svegliato, avevo le occhiaie peggio di Zio Fester e non mi andava di registrare un video, e quindi ho semplicemente registrato la schermata, ho preferito farvelo questo pomeriggio. Allora ragazzi, vedremo anche la battaglia, intanto la mia connessione è lenta che non mi abbandona mai, perché la battaglia è stata davvero qualcosa di emozionante, non me l'immaginavo neanche io, perché è stata per tutti e 4 i giocatori l'ultima battaglia 2 vs 2 dell'evento. Ha avuto una permeanza particolare questa battaglia, non è stato nulla di eclatante, non abbiamo giocato benissimo, ma è stata davvero bellissimo, una battaglia molto emozionante. Non penso mai di essermi emozionato così tanto giocando a Clash Royale. Io vi giuro, avevo il cuore che batteva forte, ma perché c'era un'atmosfera particolare all'interno del gioco. Noi sapevamo che quella sarebbe stata la nostra ultima 2 vs 2 di quell'evento, e quindi è stata una cosa molto particolare. Mancano 10 secondi ragazzi, e ora succede una cosa molto particolare. Andiamo a cliccare proprio all'ultimo secondo. Guardate, è impossibile annullare la partita. Questa è una cosa molto molto particolare che non era accaduta mai in nessun'altra 2 vs 2. Quindi se andiamo a scatenare una battaglia all'ultimo secondo, allo scadere dell'evento è impossibile annullare quest'ultima. Quindi tu devi comunque combatterla. Il tasto annulla diventa grigio e non è possibile più cliccarlo. Tanto è inutile, non funziona lo stesso. E quindi niente da fare. Io parto con un deck che vi farò vedere poi verso la fine del video che sto facendo, visto che sono in retrocesso in arena leggendaria, stavo in Lega Argento, non so perché. Comunque sentivo anche altri youtuber, è un periodo di discesa di coppe. Come vedete io gioco la mia combo stregone-stregone di ghiaccio. Lo stregone di ghiaccio l'ho potenziato al livello 2, quindi ho voluto provarlo insieme a questa new entry che è la fulmine. Ragazzi, occhio al mio stregone e al mio domatore, ma soprattutto il barile, visto che li sto strapotenziando. Lo stregone è vicinissimo al livello 10, ma io sono curioso di vedere questo barile di goblin al livello 7. Innanzitutto ragazzi, prima di farvi vedere questa battaglia, ti invito a lasciare un like se vuoi vedere altri gameplay sia di Clash Royale che di Clash of Clans, visto che come già detto non li portavo da svariato tempo, anche perché sono stato in vacanza. Questo doppio gigante Royale, ragazzi, io vi invito a restare qui con me e vedere questa battaglia,
perché il finale è stato davvero qualcosa di molto emozionante, ragazzi. Perché io vi ricordo che tutti e quattro sapevamo che questa sarebbe stata la nostra ultima battaglia 2 vs 2. Inoltre ti invito anche a rispondere a questo piccolo sondaggio, ossia: vorresti il ritorno delle 2 vs 2 o magari l'hai percepito come un evento singolo che è durato un mese e ok, non voglio che ritorni più all'interno del gioco? Sicuramente lo vorrei, vorrei che ritornasse. Il problema forse è che sto associando questa mia discesa di coppe all'evento 2 vs 2. Visto che comunque i 2 vs 2 non danno coppe, magari perdevo allenamento nel 1 vs 1, ci mettevo meno impegno ed è per questo che forse sono sceso di coppe. E anche altri sono scesi di coppe. O non so come spiegarmelo questa discesa di coppe globale, visto che... O magari voi siete saliti in Lega Leggenda e semplicemente io mi sto trasformando in un nabbo. Ma intanto, mentre parliamo, stiamo arrivando ai 20 secondi finali. Quindi ragazzi, io direi che il sudden ce lo godiamo, questi momenti finali. Non siamo nel sudden perché siamo 1-0. Perché questi sono gli ultimi 10 secondi di battaglie 2 vs 2 per tutti noi. Guardate che evento bellissimo, ragazzi. Tutti che scrivono buona fortuna, bella giocata, good game, mandano tutte faccine, anche Kent che manda alla fine buona fortuna a tutti, perché sanno che sarà la loro ultima 2 vs 2. Kent è stato il mio ultimo compagno in 2 vs 2, è stata davvero una battaglia molto molto bella. Al termine di questo evento strappalacrime direi di farci qualche battaglia. Come vedete sto a 3700 coppe, quindi speriamo di non fare fail brutti, anche perché la connessione non sembra dalla nostra parte, insomma, come al solito. Come al solito quando registro la nostra connessione, non lo so. Aiuto, neanche Baulio Maggio mi apre più, mannaggia. Insomma ragazzi, proviamo, vi faccio vedere il nuovo deck, anche perché se avete notato sto preparando un chest opening e ditemi se lo volete all'interno del canale, visto che non faccio chest opening da un pochino di tempo. Inoltre ragazzi, mi scuso se in questo periodo c'è stato un po' Clash Royale e poco Clash of Clans, in realtà c'è stato molto la settimana scorsa, ma sto cercando di recuperare lo scorso Clash Royale che non c'è stato nella scorsa settimana, che sono stato in vacanza, e anche perché tra poco sarà l'anniversario, in realtà è già stato l'anniversario di Clash of Clans, e quindi dedicherò più tempo a Clash of Clans. Bello, bella questa Tesla che non può essere, insomma, ingarbugliata dalla mia fulminazza. Allora ragazzi, vediamo di giocarcela bene perché già sono stato fregato. Oddio, il golem. Che odio profondo. Intanto è livello 10, noi siamo livelli 11. E questo qui dovrebbe avere anche più coppe di noi, quindi cose belle. No, devo mettere per forza la fulmine perché sennò vado in overlay di Elisir. Mettiamo il bocciatore, bene, allo stregone. Vediamo se il bocciatore fa un buon lavoro ed elimina lo stregone. Ok, vai. Buono ragazzi, bene, abbiamo eliminato lo stregone. Ora facciamo, limitiamo i danni di questo golem con il nostro stregone di ghiaccio accompagnato dal gentleman bocciatore. Ma come vedete ci rimane uno sputo di vita al bocciatore che cerchiamo di sfruttare al meglio facendolo scudare dal domatore. Quindi come vedete dà qualche bocciata, qualche brio con questa sua roccia. E vediamo, dà un colpo anche alla torre. Quindi ragazzi, buona, bella mossa da parte nostra. Comunque non stiamo in vantaggio. Bene, ora lui sa che abbiamo la fulmine, quindi andiamo a giocarcela sull'estrattore subito. E lui guadagna solo un elisir con l'estrattore. Quindi abbiamo perso solo un elisir, ma abbiamo fatto danno alla torre, classico. Ora però vediamo che se rimette golem e strega notturna potrebbe averci fatto il biscotto, come si dice, ecco infatti. Vediamo ora se riusciamo a difendere questa sua combo che ci sta mettendo, perché anche noi non ci faremo mancare nulla. Mi manca, aia, anche lui aveva la fulmine, questo non me lo sono ricordato. A nostra volta a mettere la fulmine. Abbiamo gli sgherri, attenzione, penso che la nostra torre sia andata a miglior vita, nonostante non abbiamo difeso neanche troppo male. Però, come vedete, mancano 20 secondi. Mamma mia, quanto rosico. Mamma mia, quanto rosico. Mamma mia, quanto rosico. Ma... 6. Ok, ragazzi, recupero al capolinea. Non so se basterà, perché comunque ha questo golem che l'ha posizionato tatticamente. Ragazzi, era inevitabile. Ora lui ha anche lo stregone, in teoria, se non me l'ha già giocato. Attenzione, ragazzi, che prendiamo anche noi dei dannetti a nostra volta. Occhio ragazzi a questa giocata del golem che potrebbe impensierirci davvero tanto. Infatti lo rigioca nuovamente, dobbiamo stare attenti anche al fulmine. Quindi mettiamo lo stregone
un attimino più interno, mettiamo Lord da qui. Forse pareggio, raga, forse. No, no, occhio a questo golem. Maledetto lui. Era win, era win. Questa l'accetto. Non la... Ci ride questo. Perché ha vinto. E quindi noi ci vediamo. Ok, ringrazio Alessio per l'amichevole. Magari la faremo dopo. Ciao. Apriamo questo baule omaggio. L'amichevole è stata annullata. Bene, queste cose belle che accadono a fine video. Che bello essere ritornati su Clash Royale a fare quelle sconfitte belle. Noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Io ti mando un salutone leggendario.